Io non ho fatto altro che riallocare le risorse che erano andate perse nella programmazione 2007-2013, di riallocarle nella programmazione 2014-2020. Ora siamo alla decisione finale. Io prendo atto se il sindaco di Cosenza insiste nella volontà di non voler fare quest'opera, di non voler realizzare l'accordo che era stato ed è stato oggetto di un concorso di apporti che ha visto protagonisti sia il Comune di Cosenza con il sindaco che il Comune di Rende con il sindaco in questi mesi, da ottobre fino adesso. Non mi resta che prenderne atto e con amarezza, con dispiacere, appunto, vedere sfumare un grande investimento, opere importanti che davvero costituiscono una opportunità per l'area urbana di Cosenza, per città come Cosenza, Rende e l'Università, ma non solo, e costituiscono appunto un grande vettore di mobilità collegato alla più ampia mobilità della regione. Salvatore Bruno per la CNews 24.